Continuiamo la nostra trasmissione. È con piacere che diamo il benvenuto al dottor Fortunato Parisi. Buonasera, grazie Fortunato di essere qui con noi. Grazie a te. Neo segretario generale provinciale della UIL di Catania, eletto allo Sheraton domenica scorsa, sabato scorso, all'unanimità. Un bel traguardo, una bella rappresentanza per il Calatino Sì. nel contesto della provincia, la provincia più importante della Sicilia, diciamo. Sì, io sono lusingato, diciamo, di questo incarico, di questa elezione a segretario generale della UIL di Catania. Un riconoscimento a un impegno Di tanti anni, sindacale di tanti anni. di tanti anni, Hai militato sempre nella UIL. militato sempre nella UIL, sin da quando sono stato, diciamo, assunto allora ex azienda ospedaliera Gravina, ex USL 29 Quando la addirittura. sede era in piazza San Francesco di Paola. Ho sempre avuto, diciamo, questo impegno nel mondo dell'area medica, quindi il mio impegno sindacale, ancora oggi questo continuo ad avere questo mio impegno regionale e nazionale nell'area medica, però oggi l'impegno di segretario generale della Confederazione Italiana della UIL sicuramente mi inorgoglisce, nello stesso tempo mi dà anche tutto il peso di un impegno che certamente è un impegno considerevole, un impegno importante, perché i problemi che la città di Catania e la sua provincia stanno vivendo, i problemi sono tanti, quindi bisogna affrontare queste emergenze. Non a caso, come dire, la situazione che vive la città di Catania oggi vive una grande difficoltà sia nel mondo industriale, nel mondo commerciale, tutti i vari settori produttivi della città di Catania e della sua provincia stanno avendo grossi problemi, così come certamente questi problemi si hanno anche a livello regionale e nazionale. Ma il Sud e Catania in particolar modo stanno subendo ancora di più questo momento di recessione economica, e questo certamente impone uno sforzo maggiore, impone anche avere una progettualità per superare la crisi che appunto si sta registrando nel territorio catanese, e questo lo si deve attraverso un impegno continuo, costante, assieme alle altre forze sindacali, quindi assieme alla CGIL, alla CISL. Io penso che noi dobbiamo mettere assieme tutte le energie possibili per uscire e trovare una soluzione laddove possibile, diciamo, a questa crisi. È chiaro che in questo ci deve essere il coinvolgimento delle forze istituzionali, delle forze regionali. Quindi, quando parlo di forze istituzionali, io penso al comune di Catania, ai comuni del comprensorio. Penso al fatto che Catania è oramai città metropolitana, quindi una città che deve anche fare i conti con tutta una serie di enti che sono presenti nella stessa città. Penso al porto di Catania, penso all'aeroporto di Catania, alla Camera di Commercio con cui va sviluppato un ragionamento. I dati certamente non sono confortanti, se teniamo presente che c'è, diciamo, un'alta percentuale di ditte individuali, di società,
che giorno per giorno si cancellano dall'albo delle imprese. Quindi è una situazione veramente difficile, vi è un'emergenza sociale ed economica da affrontare e io mi auguro che appunto le istituzioni, quando parlo di istituzioni non penso solo al Comune di Catania perché certamente anche esso ha difficoltà, ma penso alla Regione, penso al Governo nazionale, perché Catania certamente è, diciamo, forse non è nemmeno seconda a Palermo, perché Catania ha tutta una serie di flussi commerciali, ha tutta una serie di, diciamo, di settori che sono trainanti per l'intera economia siciliana. Quindi Catania ha da affrontare la questione del porto, un porto che deve essere ampliato, ci sono soprattutto la zona merci che è intasata e che quindi necessita di un ulteriore sviluppo. Bisogna pensare ad una seconda pista. Questo è un segnale positivo. Bisogna pensare ad una seconda pista aeroportuale, perché Catania l'anno scorso ha registrato il massimo flusso di cittadini di tutto il mondo, di passeggeri che transitano da Catania. Così come bisogna pensare ad un ammodernamento della linea ferroviaria siciliana, e Catania non può rimanere al palo. Questo, ad esempio, il primo impegno che secondo me, oltre a tanti impegni che ci saranno da affrontare, ci sarà quello del collegamento di una linea veloce da Piazza Stesicora all'aeroporto, perché questo, come dire, in una città che deve, secondo me, secondo noi, avere uno sviluppo anche e quindi un collegamento rapido tra l'aeroporto e la città, no, è impensabile che ancora oggi non si abbia questa fonte di collegamento per far sì che il turista, chi viene a Catania, possa arrivare in centro in pochissimi minuti. Ecco, sono tante le problematiche. So che è un impegno gravoso, che è un impegno, come dire, abbastanza serio, ma io sono, come dire, abituato a scommettermi sulle questioni, sulle cose che hanno, diciamo, una certa rilevanza, e in questo sono fiducioso anche per la squadra che mi collaborerà, la nuova segreteria provinciale che porterà avanti assieme a me questo progetto, questo piano di rilancio dell'economia catanese che poi coinvolge l'economia siciliana. Fortunato, indubbiamente questo incarico arriva in un momento di grave crisi occupazionale, sì. Il lavoro, i sindacati e anche non solo per la mancanza di lavoro, ma perché viene da più parti messa in discussione il ruolo anche del sindacato, diciamo. Ecco. Un momento non facile, diciamo. Ecco. Un momento non facile, perché devo dire che nel corso di questi mesi anche le forze politiche, più che altro le forze che in questo momento governano il nostro paese, hanno cercato di, non solo queste, ma anche chi governava prima, diciamo, ha cercato un po' di offuscare l'immagine del sindacato. Ora, il sindacato rimane, a mio giudizio, l'unico strumento valido, il baluardo portante di quelle che sono le proposte. Noi come cultura UIL non siamo per la protesta tout court, noi siamo per portare avanti delle proposte, per confrontarci con chi governa. Noi non giudicheremo mai
i governi dal colore politico. Noi li giudicheremo sulla base di quello che riusciranno e riescono a portare avanti sul piano concreto. E quindi questo, hai detto bene tu, è un incarico che arriva in un momento difficile, quindi si tratta di gestire questa grave crisi occupazionale che secondo il dato Istat ultimo è del 42% per quanto riguarda l'occupazione giovanile ed è del 27 qualcosa per quanto riguarda la disoccupazione di chi a 50, a 52, a 53 anni viene espulso dal mondo del lavoro e oggi versa in una grave situazione economica, sociale e familiare, e quindi il sindacato deve rappresentare le istanze vere dei lavoratori, deve portare avanti dei progetti validi con quelle forze sane, produttive della nostra economia provinciale, penso a tutte quelle forze imprenditoriali, a quelle forme di associazionismo che operano, diciamo, nel settore dell'edilizia, nel settore del commercio. Ecco, noi dobbiamo fare leva su questi, diciamo, settori perché si possa risollevare l'economia e si possa avere un potere d'acquisto che certamente in questo momento versa in gravissime difficoltà. Catania è una città produttiva, Catania è una città che può, secondo me, farcela. Noi confidiamo anche, diciamo, in chi in questo momento ha tanti progetti. Questi progetti, per poterli portare avanti, è necessario, ripeto, che ci sia questa concertazione. La concertazione proprio nasce da un termine abbastanza antico, cioè quello di mettere assieme le parti, quindi in questo caso la parte politica con la parte sociale, con la parte imprenditoriale, e tutti assieme trovare le soluzioni migliori per il rilancio dell'economia, diciamo, della città di Catania e dell'intero territorio provinciale. Fortunato, ci abbiamo alla conclusione. Ribadire anche che la tua elezione è stata consacrata anche da autorevole presenze, quale il sindaco di Catania Enzo Bianco, che ha voluto essere presente anche per in questo passaggio di testimone, il tuo predecessore Mattone, che ha gestito la UIL per 18 anni, e poi Barbagallo, che mi dicono probabilmente essere prossimo segretario nazionale. In questo momento nazionale, il segretario, diciamo, nazionale aggiunto, e diciamo quasi, diciamo, nel senso che noi aspetteremo il congresso, certo. Però è stato indicato come il successore di Luigi Angeletti, che anche lui lascia, certo, dopo 14 anni la guida della UIL. Tutto Carmelo Barbagallo è siciliano, originario di Termini Imerese, ma è stato anche per anni segretario regionale della UIL Sicilia, da 14 anni è il segretario nazionale organizzativo e da qualche mese anche l'aggiunto, quindi, come dire, è futuro segretario in pectore, naturale successore, diciamo, ecco, di questo. Angeletti. Questo per noi è motivo di speranza, che Carmelo, assieme al gruppo dirigente, non a caso tu hai citato il sindaco Bianco chiedeva a Carmelo Barbagallo di farsi carico di tutta una serie di questioni. Io stamane ho ricevuto, per legami del passato di natura politica, una telefonata anche dal vice ministro delle infrastrutture, l'onorevole senatore Riccardo Nencini,
che mi dava la sua piena disponibilità a verificare su Catania quello che è possibile fare da parte del governo. Ecco, qui in questo caso noi dobbiamo mettere assieme tutte le migliori energie e quindi tutte le migliori forze. Il governo regionale, a mio avviso, deve svolgere questo ruolo di trade union tra le forze istituzionali, regionali e nazionali e le forze sociali per uscire da questa grave situazione di emergenza che sta vivendo il nostro Paese. Un'ultima battuta, era la considerazione che volevo fare alla fine. Ecco, il territorio del Calatino, Caltagirone, il Calatino, in questo momento esprime personalità di primo piano, diciamo, se vogliamo dirlo, nella provincia di Catania in particolare, ma nella regione anche per quello che è la provincia di Catania. In questo momento il Calatino esprime il segretario generale della CGIL, Giacomo Rota, il segretario generale della UIL, Fortunato Parisi, il magnifico rettore dell'Università di Catania, una delle più antiche d'Italia, il professore Giacomo Pignatara. Voglio dire, no, mi viene rabbia pensare che praticamente la città di Caltagirone in questo momento si trova in una situazione che non riesce a cogliere e capitalizzare questi apicali strategici che praticamente vedono alcuni figli di questa città in posti strategici e potrebbero portare certamente grandi benefici alla nostra collettività. Ma guarda, ecco, anche da questo ruolo, sì, cosa si può fare? Allora, da questo ruolo fa rabbia, per quanto mi riguarda, fa rabbia. Noi dovremmo appunto mettere assieme. Se poi mettiamo, scusami, caso, Fortunato, se mettiamo poi la deputazione di Concetta Raia, componente della direzione nazionale del partito, nonché deputata, l'unica donna deputata al Parlamento siciliano, l'onorevole Gino Ioppo, deputato siciliano, Giovanni Burtone, praticamente deputato nazionale, il senatore Giuseppe Compagnone, appunto, al Senato della Repubblica, vorrei non dimenticare nessuno. L'onorevole Musumeci, deputato e capogruppo, anche, voglio dire, ecco, sarebbe una bella squadra per dare una bella spinta di autorità, di autorevolezze nelle varie istituzioni, concertarle assieme, tutto sommato, sì, potrebbero aiutarci a tirarci fuori da questo ruolo che appunto, per il ruolo che ci ritroviamo a svolgere, tu hai fatto cenno appunto a me, a Giacomo Rota, in particolar modo per i ruoli sindacali, certo, che oggi ricopriamo. Io penso che noi, nel momento in cui metteremo su una proposta come CGIL CISL UIL in maniera unitaria, io dico, perché c'è da fare un ragionamento unitario, e quindi anche in questo sta la forza del sindacato, cioè quello di recuperare l'unitarietà, perché attraverso l'unitarietà penso che anche per questo comprensorio ci possono essere spazi per rilanciare, diciamo, dal punto di vista economico, alcune situazioni che certamente oggi vedono il nostro comprensorio cosiddetto Calatino Sud Simeto in forte arretramento. Penso alla zona industriale, questa zona industriale che oramai è diventata una zona di desertificazione, quindi non c'è più né nulla, quindi io penso che anche qui noi dobbiamo sollecitare ad esempio tutte le amministrazioni del Calatino e della provincia di Catania, compresa Catania, di rivedere i piani regolatori generali, di rivedere le zone artigianali, di dare veramente vera spinta propulsiva a quello che può essere un rilancio delle aree commerciali, artigianali, pensare a quello che è possibile fare nel campo dell'agricoltura. Ecco, io penso che noi da questo osservatorio, chiamiamolo sindacale, possiamo svolgere la nostra parte. È chiaro che la nostra parte è una parte propositiva. Poi è chiaro che sta alle forze istituzionali poter completare il lavoro,
crederci e portare avanti assieme a noi questa azione di rilancio. Bene, complimenti ancora al dottore grazie, Fortunato Pino. Parisi, grazie, neo segretario generale della UIL di Catania. In bocca al lupo per il tuo lavoro, te lo diciamo con grazie, grande soddisfazione. Grazie, sei grazie. Figlio di questa terra, sei classe dirigente di Caltagirone. Io credo che tanti anni di militanza politica, sindacale, ecco, giusto, trovano il giusto coronamento, diciamo, e riconoscimento in questo grazie. Particolare momento. Grazie. A maggiori salti. Va grazie, bene, grazie Pino. Auguri grazie ancora. A parte mia, io credo che i miei auguri e i miei complimenti ovviamente vanno a nome di tutta la città di Caltagirone che ti ha visto crescere, io particolarmente dagli anni '80, voglio dire, quindi sono particolarmente contento di questo ruolo. Non fare mancare il tuo apporto, la tua attenzione nella al nostro territorio così come hai detto. Ho un ruolo provinciale, quindi però, voglio dire, però è giusto. Non dimenticare, sta casa aspetta. Nella maniera più assoluta. Grazie, auguri ancora. Grazie a te, pausa pubblicitaria, ci vediamo dopo.